Ciao a tutti e bentornati. Anche oggi prepariamo insieme una crostata del maestro Knam. Questa volta però ho utilizzato la mia pasta frolla, l'ho modificata quindi un pochettino. Vediamo insieme che cosa ci serve per formare questa buonissima crostata ripiena di crema al cioccolato e pere caramellate. Vediamo quindi gli ingredienti che ci occorrono. Gli ingredienti che ci occorrono per il nostro ripieno sono 200 g di cioccolato fondente, 150 ml di panna per dolci, 70 g di zucchero semolato, un uovo e due pere. Gli ingredienti per la frolla sono 300 g di farina 00, 130 g di zucchero semolato, 130 g di burro, un uovo e un tuorlo e un pizzico di sale insieme a un pizzico di lievito per dolci. Mescoliamo le polveri, ovvero la farina, un pizzico di sale e un pizzico di lievito, e setacciamo tutto nel nostro mixer. Aggiungiamo un uovo intero e un tuorlo e teniamo da parte l'altro albume che ci servirà per spennellare la nostra crostata. Aggiungiamo poi lo zucchero e il burro a pezzetti a temperatura ambiente. Mescoliamo bene il tutto. Scaldiamo in un pentolino la panna per dolci. Tritiamo grossolanamente il cioccolato fondente. Spegniamo poi il fuoco in cui la panna si sta appunto scaldando e mescoliamo finché il cioccolato si sarà sciolto. Mescoliamo bene finché il cioccolato si è amalgamato con la panna. Dopodiché, quando il composto è ancora tiepido, aggiungiamo lo zucchero. Dopo aver inglobato bene anche lo zucchero nel nostro cioccolato, andiamo a parte a sbattere con una forchetta un uovo, e quando il cioccolato si è parzialmente raffreddato ci aggiungiamo anche l'uovo e amalgamiamo bene il tutto. Dopodiché la nostra crema al cioccolato è pronta e dovremo solo ad andare a incorporare pezzettini di pera. Mentre il nostro cioccolato si raffredda, tagliamo le nostre due pere. Potete utilizzarne due piccole oppure una media. Mettiamo in un pentolino una noce di burro, le nostre pere e 3 cucchiai di zucchero di canna e lasciamo caramellare in parte le nostre pere mescolando con un cucchiaio. Mentre le pere si caramellano un pochettino, stendiamo per bene la nostra frolla su due fogli di carta da forno. Quindi se mettete la carta da forno non è neanche necessaria la farina che vedete sul fondo. Io la metto sempre per lavorare meglio l'impasto. E andiamo a riempire una tortiera del diametro di 20 cm. Stendiamo per bene la nostra frolla all'interno di una tortiera precedentemente imburrata e infarinata. E con una forchetta facciamo dei buchetti sul fondo per facilitarne la cottura. Ora aggiungiamo le pere leggermente caramellate al nostro cioccolato. Mescoliamo bene il tutto e andiamo a riempire la nostra torta. Una volta riempita per bene la nostra torta, lasciando un pochettino di bordo, andiamo a creare le decorazioni della nostra crostata. Poi spennelleremo il tutto con l'albume che abbiamo tenuto da parte. Intanto preriscaldiamo il forno a 180 gradi ed ecco la torta con la ricetta del maestro Knam un pochettino rivisitata. È buonissima, c'è un profumo ottimo di crostata appena sfornata. Spero che la rifarete a casa e che come al solito la ricetta vi piaccia. Io aspetto i vostri commenti, fatemi sapere. Noi ci vediamo nella prossima videoricetta.